quella cosa che non esiste. Da quando l'abbiamo ritrovata 2 anni fa, molti di noi aspettavano il momento in cui l'avrebbero restaurata e rimessa in strada. Alfa Romeo 155 GTA stradale. Il progetto 155 da corsa derivava molto strettamente dalla Lancia Delta HF integrale. Cosa successe perché questa macchina provasse a vedere la luce? Il team Alfa Corse, che si era avvantaggiato di una gran parte del team Abarth Lancia Rally dopo aver partecipato e vinto al Super Turismo 1992 con la GTA, provò a realizzare un prototipo di 155 GTA stradale per convincere i vertici Alfa Romeo a metterla in produzione, a fare una macchina stradale strettamente derivante e ispirata alla versione vincitrice del Super Turismo. Se vi dico oggi che questa è l'unica GTA stradale mai costruita, sapete già che quel tentativo non andò a buon fine. I costi vennero giudicati troppo elevati rispetto a quanto si prevedeva di vendere questa macchina e quindi venne accantonata. Ma il prototipo si salvò grazie a vendite tra collezionisti privati, tra i quali uno che la omologò all'estero, ed è il motivo per cui oggi io riesco a guidarla su strada. La macchina è tornata in Italia, noi l'abbiamo ritrovata 2 anni fa, tra l'altro in Abruzzo, nella mia regione, e adesso la macchina è tornata a Torino per affrontare un leggero restauro, grazie al quale oggi io la sto guidando, e appunto perché si tratta di un prototipo ve ne parlerò, considerando che è mancato tutto lo sviluppo, quindi è una macchina che è stata allestita e bloccata subito, quindi non c'è stato uno sviluppo, non c'è stata una messa a punto che si va a fare poi su una macchina che deve andare in produzione. E dunque io sono il primo che la guida per bene da più o meno 5 anni. Ma che è successo nel frattempo nella vita di questo esemplare unico? Presa la triste decisione di non mandarla in produzione, la GTA stradale è rimasta inutilizzata finché non è stata promossa ad automedica sul circuito di Monza ed è poi sparita. È stata all'estero, adesso ha delle targhe, e poi un bel giorno mi chiama una persona e mi dice: ho una macchina interessante. Io sinceramente neanche conoscevo la storia della GTA stradale, io conoscevo la GTA corsa, come un po' tutti. Quando mi è stata raccontata questa storia ho capito cosa avevo davanti in quel garage: un po' rovinata, spenta da tanto tempo, senza paraurti, senza lettone, e oggi eccola qua. Il motore è un 2000 turbo, 4 cilindri, 16 valvole, preso in prestito dalla Delta. Qui, per essere sicuri di quanti cavalli abbia, dovremmo metterla su un bel banco prova. Qui sulle colline non ce l'abbiamo. Anche il ponte posteriore è Delta, a differenza delle Alfa 155 Q4, che avevano lo stesso schema tecnico, era sempre una Delta carrozzata Alfa Romeo, che si differenziava molto dalla, per esempio, 2000 Twin Spark, che era invece molto simile alle vetture Fiat. Vedendola molti potrebbero sbagliarsi con vari modelli di 155. Anzitutto la Q4, ecco, questa è quell'anello mancante tra la Q4 e la GTA corsa, un anello che evidentemente si ritenne inutile. Sulla base di quest'idea, Zagato produsse in via non ufficiale 2 modelli che ebbero maggior fortuna in Giappone. Si chiamavano GTA-Z e TIZ, rispettivamente basati su una Q4 e su una 2000 Twin Spark. Questa è tutta un'altra cosa. La differenza tra questa e quelle lì è che quelli sono dei ricarrozzamenti, dei kit estetici, tra l'altro non in carbonio, perché ci arriviamo. Questa qui
ha una carrozzeria quasi totalmente allestita in fibra di carbonio, come la macchina da corsa. Quelle di Zagato erano in una più umile vetroresina. Inoltre, questa macchina aveva un sistema di gestione delle sospensioni elettronico che si gestiva da qui, che avrebbe bisogno di una messa a punto, ma che difficilmente qualcuno saprebbe fare, e quindi per ora chi la possiede sta ancora aspettando di capire chi potrebbe metterci mano senza finire in un tunnel dolorosissimo. Questo per dire che io la sto provando così, ma la macchina è orfana di uno sviluppo vero e proprio, e nonostante le quattro gomme che sono di cartongesso, posso dirvi che ho provato macchine molto più noiose. La contaminazione della Delta si sente ed è un bene, perché la guida è tonda come quella della Delta, lo sterzo ha un centro bello aperto, diretto nel modo giusto. Provo a interpretarlo, questo sistema elettronico di gestione sospensioni, e penso che io sia in quello più morbido, credo. Sicuramente giocandosi, adesso non mi azzardo, ma giocandosi credo che ci sia, sono quasi sicuro, che ci siano dei settaggi molto più rigidi e più corsaioli. Per me è già un grandissimo onore guidarla così, quindi non mi metto a fare il pignolo. Provate a mettervi nei miei panni mentre guido a Torino questa macchina, sapendo che molto probabilmente è l'ultima volta che mi succede, dopo averla aspettata per 2 anni, dopo aver ascoltato i suoi creatori, dopo essermi informato in tutti i modi. Non vorrei pomparla più di quello che si dovrebbe, perché di grandissimi progetti messi da parte, di prototipi ben più interessanti di questo, che non hanno mai visto la luce, ne è pieno lo scantinato del gruppo Fiat. Abarth, Alfa, Lancia, davvero di tutto. Però sono un romantico, non riesco a non affascinarmi quando sento raccontare certe storie e quando sento poi queste storie prendere vita nelle mie mani. Non riesco a non emozionarmi. Non vorrei farla diventare la leggenda che non è, però tutte queste occasioni mancate mi fanno una rabbia, una tenerezza. Torino, di nuovo a parlare di qualcosa che poteva essere e non è stato, ma che per fortuna lo è stato, e alla grande, almeno con le macchine da corsa. La storia la sappiamo, ce l'ha raccontata l'ingegner Limone nelle nostre interviste. Quando gli uomini Abarth del team Lancia avevano già vinto i 6 mondiali con la Delta, venne scelto dai piani alti di donare una squadra vincente super collaudata da Lancia ad Alfa Romeo. Così venne su la 155 GTA Corsa, che dominò il campionato Super Turismo 1992 con Nannini, con Larini, che sapevano benissimo essere soltanto un riscaldamento, perché il vero obiettivo era il DTM 1993. E anche lì, al debutto, Alfa Corse portò a casa il titolo con la 2005 V6T. Le macchine da corsa devono essere uno strumento di vittoria, ed era questo che era la Delta, ed era questo che era la 155. Quindi tutte le derivazioni stradali di una macchina da corsa sono per forza di cose oggetti di divertimento, e a questa regola non fa assolutamente eccezione la GTA stradale. Non è tanto facile far capire cosa vuol dire andare in giro su strada normalmente con una macchina come questa, che in realtà neanche dovrebbe esistere e che è stata dimenticata da tutti e rimasta segreta per più di 10 anni. Il
motivo per cui il proprietario scelse me per farla vedere di nuovo per la prima volta, soprattutto davanti alle telecamere, lo spiego in un articolo che ho scritto su driveexperience.it e che potrete leggere quando volete alla fine di questo video, insieme al motivo per cui ho scelto e deciso di non far uscire questo video, girato, come forse avete visto, ad aprile 2018, quindi quasi un anno fa. Non è questo il momento di spiegarlo, già soltanto rivedendo queste immagini a distanza di 11 mesi mi passa ogni voglia di rovinarmi il momento, e questa piccola precisazione la faccio soltanto perché voglio che sia assolutamente chiaro quanto in Drive Experience facciamo le cose prevalentemente per passione, che poi è lo stesso motivo per cui venne allestito questo esemplare unico, che proprio per scarsità di interesse non vide mai una produzione. Meglio così, peggio così, non sta a noi dirlo, ma io sono contentissimo di aver potuto raccontare questa storia, di aver vissuto in prima persona il ritrovamento di questa macchina, la sua prima volta in strada, aver avuto l'occasione di chiarire qualche ombra sul passato di questa 155 GTA stradale, che al di là dell'interesse economico e commerciale che avrebbe potuto avere, è di sicuro un simbolo che tra Milano e Torino ha una sua insindacabile importanza. Dai,